La storia delle corse e vita di piloti che come si dice sulle piste se la sono messa per capello. C'è però da sottolineare che grazie alle robuste strutture di sicurezza i capottamenti sono ormai diventati variazioni sul tema del brivido, ma senza alcuna conseguenza. Giratela come volete, ma una vettura da corsa non vi farà mai male, anche perché i piloti si vedono strettamente con le cinture di sicurezza, cosa che invece gli automobilisti di tutti i giorni continuano a non fare. Questo incidente si potrebbe intitolare il mucchio selvaggio. Siamo a Brands Hatch nel 78 per una corsa inglese di Formula 3. I partenti sono moltissimi e Nelson Piquet attraversa la pista con la sua razza gialla creando una confusione indescrivibile. C'è anche chi arriva in volo dalle retrovie. Il giapponese Satoru Nakajima rotola sul groppone e atterra a testa in giù, ma anche in questo caso roll bar e cinture di sicurezza fanno il loro dovere e il giapponesino esce da solo dalla macchina rovesciata. La mia macchina è andata a quel paese. Sì, la mia testa mi duole, ho preso una ruota sul capo. Nella gran confusione, nel caos generale, ho visto una vettura davanti a me messa proprio di traverso. Ho cercato di stoppare, ma non ho potuto evitarla. No, non ho capito proprio cosa sia successo, no? Quello del tedesco Winkelhock al Nürburgring nell'80. La sua Formula 2 con le alette anteriori rotte decolla letteralmente all'indietro e poi impazzisce in una serie di girette. Il pilota non si fa nulla, non c'è che dire. Le monoscocche di oggi, come le marce del tedesco, sono davvero indistruttibili. Il pilota è in una vera e propria capsula di sicurezza.